Gentili signore e signori, amici sportivi appassionati di motorsport, a nome di AC Sport a tutti voi buon pomeriggio. Le immagini che vedete vi giungono dal circuito del Mugello, 5245 metri, carichi di passione che fra poco faranno partire questa griglia di partenza. Andiamo subito a leggerla, è quella del campionato italiano F4, terza gara. In pole position parte Brandon Maisano, accanto a lui Lance Stroll, seconda fila per Matteo Drudi, Andrea Russo, terza fila per Alain Valente e Joao Vieira, la quarta fila per Andrea Fontana e Lucas Mauron, la quinta fila per Zachary Dante e Takashi Kasai, la sesta fila per Gustavo Bandeira e Bar Baruch, la settima fila per Kate Camilleri e Leonardo Pulcini, ottava fila per Ivan Matvei e Maver Ragunatan, la nona fila per Nico Riedensblacher e Giovanni Altoella, decima fila per Jonathan Giudice e di Axiu e l'undicesima a chiudere in fondo lo schieramento alla Cali Ali Al Khalifa, il pilota del Bahrain. Vedete il giro di ricognizione, si è mosso in questo momento. Questa è la terza gara del terzo round del campionato italiano Formula 4. Sapete il campionato che è scattato ad Adria quest'anno, voluto da Jean Todt, sostenuto tecnicamente sotto la stretta osservazione di Gerhard Berger. È un campionato che si propone di portare direttamente i giovanissimi ragazzi dal karting alla formula, facendo fare loro questo tipo di passaggio. Una formula che ha altissimi contenuti tecnici, tutti italiani. La Tatus ha prodotto il telaio, la Abarth ha prodotto il motore, la Pirelli ha fornito le gomme, la Magneti Marelli ha fornito l'elettronica. Insomma, c'è il genio, la tecnologia tutta tricolore che fa partire questo campionato, che ricordo è il primo nel mondo a partire, grazie anche al presidente dell'ACI Sticchi Damiani, che ha voluto espressamente che partisse già dal 2014 in Italia questo campionato. Nel resto dei paesi Europa scatterà a partire dal 2015 la prima stagione della F4, mentre qui è già partita ed è il tutto a cura della VSK Promotion di Luca De Donno, che è già promoter della VSK, del campionati VSK internazionali, del mondiale karting e dei campionati europei di karting. Quindi è tutto collegato, stiamo cercando di capire quali sono i migliori talenti che possono crescere e quindi possono arrivare alle formule, perché no, un giorno toccare magari anche il sogno della Formula 1. Tra loro ci sono anche piloti che hanno già maturato una piccola esperienza, pur essendo ancora molto giovani. Brandon Maisano, il pilota francese che ha 18 anni, quindi sicuramente è un pilota esperto, ma loro corrono per il trofeo, mentre i giovanissimi sedicenni si battono per il campionato italiano. E tra loro sta emergendo prepotentemente, questo lo possiamo dire, proprio il pilota canadese Lance Stroll, che guida una Formula 4 preparata dal team Prema e parte anche in questo caso dalla prima fila. Ha vinto gara 1 come per quanto riguarda il campionato italiano, ha vinto gara 2 pur partendo dalla quinta fila perché venivano ribaltate le prime 10 posizioni in gara 2, la gara veloce, quella di questa mattina, ed ora è lì in prima fila accanto a Brandon Maisano, che aveva conquistato la pole position con il tempo di 1.47.825, 1.48.234 il tempo di Lance Stroll. Vedremo se questo è Brandon Maisano riuscirà a vincere questa gara oppure lo sopravanzerà appunto il canadesino, che ha dimostrato fino a questo momento di avere un gran talento e un buon temperamento agonistico. Dietro, attenzione, Andrea Russo numero 12 e Matteo Drudi in numero 21 sono i due piloti italiani che stanno crescendo veramente molto bene, insieme anche a Pulcini, che però a Leonardo Pulcini, che in questo caso parte più distante, è schierato solamente in settima fila dello schieramento di partenza. Questa è la situazione, siamo pronti a vedere le ultime vetture che si schierano sulla griglia e poi sarà il via. Eccolo lì il numero 86, il pilota del Bahrain, Ali Al Khalifa. Siamo pronti alla bandiera verde,
attendiamo il segnale da parte dell'ufficiale di gara. Bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, i 5 secondi al semaforo rosso, il semaforo rosso c'è, si alza la mano del numero 81 Brandon Maisano, poi invece riesce a far partire la sua monoposto, no, c'è il segnale arancione, subito la direzione gara ha pensato bene di far fare un altro giro di ricognizione, perché proprio Brandon Maisano aveva fatto, si era spento il motore della sua monoposto, poi si è riacceso, ma ormai la determinazione della direzione gara si era già evidenziata sul pannello dei comandi semaforici, quindi un problema al pronti via. Adesso naturalmente la gara è partita in termini proprio cronometrici, perché vedete il countdown, la gara è sulla distanza dei 28 minuti più un giro, ma in questo momento chiaramente stanno facendo un nuovo giro di ricognizione, si schiereranno nuovamente, prenderanno di nuovo il via nonostante il countdown stia in questo momento girando, quindi la gara vera e propria la vivremo su un tempo inferiore rispetto a quello che no, però adesso il countdown è stato cancellato, quindi molto probabilmente ripetiamo tutto, anche il tempo a disposizione dei piloti, attendiamolo naturalmente di poterlo visionare più tardi quando i piloti saranno rientrati di nuovo sullo schieramento di partenza. Quindi è stato Brandon Maisano al quale si è spenta la monoposto ad alzare immediatamente il braccio, ad avvertire naturalmente del suo problema. Eccolo qui, guardate, la bandiera verde. Brandon Maisano alza il braccio e fa capire che ha dei problemi con la sua monoposto, quindi si accendono i semafori arancioni che bloccano la procedura di partenza. Le vetture riprendono la marcia, ma per effettuare un altro giro di ricognizione. Ora vediamo, perché il sistema che fa partire queste monoposto non è semplicissimo, perché abbiamo visto sia ad Adria in gara 2 e anche in gara 3 che nel secondo round di Imola diversi sono stati i piloti che hanno faticato a far partire le loro monoposto, per cui andremo a capire se con il secondo via tutti riusciranno a partire senza alcun problema. Ricordo Brandon Maisano, Lance Stroll, ne abbiamo già parlato, dietro hanno i due piloti italiani Matteo Drudi e Andrea Russo, entrambi dotati di un carattere agonistico davvero importante, così come anche Leonardo Pulcini, il numero 4, che scatterà più arretrato rispetto agli altri due piloti italiani, lui scatterà praticamente dalla settima fila. Andremo a vedere comunque se ci regalerà, come è già successo, una bella rimonta. Intanto qui vediamo Takahashi, il pilota giapponese di casa Prema. Siamo con la partenza da fermo, mentre dalla direzione gara ci comunicano che il tempo è stato ridotto, come prevedevamo, a 26 minuti più un giro, quindi per quanto riguarda i piloti del campionato italiano Formula 4 vedete proprio Lance Stroll, questo ragazzo canadese che ancora giovanissimo sta dimostrando davvero una grande capacità di gestione di questa monoposto. Molti già lo attendono in una categoria superiore per capire quanto è valido e quanto sta crescendo il talento di questo giovane pilota canadese. È già nella sua casella pronto a partire, fra poco arriverà, è stato fermato mi sembra il numero 81, quindi vediamo dove si schiererà, perché in questo momento c'è il numero 21, come vedete, Matteo Drudi, mentre è stata fermata la monoposto di Brandon Maisano, e molto ovviamente partirà proprio alle spalle del gruppo. Qui i tecnici della Prema stanno controllando appunto il posizionamento delle vetture, quindi attenzione, perché abbiamo proprio Matteo Drudi e Andrea Russo che hanno una buona occasione per mettersi a confronto proprio con Lance Stroll. Adesso non ci sono più piloti più anziani, comunque esperti. Vediamo che lo fanno schierare proprio in penultima posizione, c'è un'altra monoposto pronta a partire anche se non è perfettamente schierata, vediamo
che cosa dice il direttore di gara. L'ufficiale di gara ha chiesto al pilota di andarsi a schierare, era proprio lì al Califa. Tutto è pronto con Brandon Maesano che parte in ultima fila. Attenzione, bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, i 5 secondi al semaforo rosso, semaforo si spegne, parte la gara con, mamma mia, Andrea Russo che va addirittura due ruote nell'erba per andare all'attacco immediatamente di Brand, di Lance Stroll, ed è Andrea Russo che va a comandare la gara prima di arrivare alla staccata della San Donato. Si arriva alla San Donato con Andrea Russo, poi Lance Stroll in seconda posizione, dietro in terza posizione è Matteo Drudi. Grande partenza di Andrea Russo che conquista immediatamente il comando della gara. Davvero uno scatto bellissimo quello che è avvenuto alle spalle dello stesso pilota canadese. Andrea Russo in questo momento anche alla Materassi ha infilato la sua monoposto davanti a quella del pilota del team Prema, quindi siamo in questo momento con Andrea Russo al comando, Lastro in seconda posizione, Matteo Drudi al terzo posto, e dietro Matteo Drudi ci dovrebbe essere, se non vado errato, proprio Alain Valente, il pilota svizzero che guida la Tatus contrassegnata al numero 7. Siamo in questo momento nella discesa che porta all'arrabbiata, arrabbiata 1, arrabbiata 2 ricevono in questo momento i protagonisti del campionato italiano di Formula 4. Siamo all'uscita ormai delle arrabbiate, andiamo proprio nella zona della scarperia Palagio e poi via velocissimi verso il correntaio, e intanto rivediamo la partenza. Guardate lo scatto di Andrea Russo, poi tutto a sinistra per finire quasi sull'erba, lo ha portato praticamente Lance Stroll, ma questo non è servito per evitare il sorpasso. Andrea Russo comanda, Lance Stroll in seconda posizione, al terzo posto il 21 Matteo Drudi, e poi al quarto posto Alain Valente, il pilota del team Genzer. Attendiamoli transitare nuovamente sul traguardo per la prima classifica, a 24 minuti più un giro dal termine di questa che è la terza prova del campionato italiano di Formula 4. Andrea Russo comanda, eccolo transitare sul traguardo davanti a Stroll, terzo Drudi, quarto Valente, quinto Casai, sesto Fontana, settimo Baruch, ottavo Ragognat e nono Zaccaria Dante, il pilota americano. Siamo alla staccata con il numero 21 Matteo Drudi che si difende da un attacco di Valente, un attacco portato con decisione da Alain Valente, il pilota del team Genzer, che ha impegnato Mattia Drudi per la terza posizione, mentre là davanti in questo momento è sempre Andrea Russo a mantenere il comando delle operazioni con la determinazione che è necessaria per poter mantenere quella posizione. Siamo in questo momento alla Materassi, via veloci verso l'arrabbiata 1, l'arrabbiata 2, vedete con che traiettorie precise tutte di chiusura sta guidando proprio Andrea Russo davanti a Lance Stroll, la terza posizione per Drudi, la quarta per Valente, poi il giapponese Takahashi Kasai, Fontana al sesto posto, settimo Baruch, ottavo Ragognat, nono Zaccaria Dante e la decima posizione per Leonardo Pulcini. Attenzione, Pulcini che era partito dalla quattordicesima casella dello schieramento di partenza, anche Leonardo sta facendo davvero una gran bella gara e siamo alla chiusura fra poco del secondo giro. Qui ci portiamo al correntaio, ci portiamo al correntaio, mentre qui Takahashi ha alle sue spalle il numero 3 Fontana, stanno lottando naturalmente per il quinto posto, Biondetti 1, Biondetti 2 e poi via a cercare l'attacco della curva della Bucine, eccolo qui per scendere a capofitto e tuffarsi nuovamente sul traguardo quando mancheranno 22 minuti più un giro al termine di questa gara che ancora ha da riservare molte emozioni. Guardate lì Andrea Russo al comando, attenzione perché Lance Stroll comincia a prendergli le misure, così come Valente prende le misure di Matteo Drudi. Lance Stroll determinato a mettere in difficoltà Andrea Russo, l'attacco preciso, arriva la San Donato, splendido sorpasso di Lance Stroll che porta al comando la sua Formula 4, la sua Tatus, mentre dietro ancora una volta ha tentato Alain Valente ad attaccare con efficacia Mattia Drudi, ma quest'ultimo si è difeso
preso molto bene la schermaglia tra i due. E intanto qui rivediamo il sorpasso, vedete il sorpasso di Lance Stroll dietro Alain Valente, che ha tentato l'attacco al nostro Mattia Drudi, attacco che però al momento non è andato in porto. Questo è il muretto box di Lance Stroll con il papà Mr. Stroll che sta osservando la gara. Naturalmente il pathos dei primi giri nel capire se Lance aveva nelle sue possibilità l'attacco e il superamento di Andrea Russo, così è stato. Siamo in questo momento nella zona dell'arrabbiata 1, arrabbiata 2, qui siamo sempre con Matteo Drudi che va in questo momento a difendere la sua terza posizione. Alain Valente però è davvero lontano rispetto al giro precedente, si è difeso bene, mentre da dietro sta rinvenendo anche Leonardo Pulcini. Vedremo il prossimo giro. Anche Maisano partito dall'ultima fila, Brandon Maisano è in questo momento in dodicesima posizione, mentre vedete il numero 3 viene puntato Fontana da Baruch, il pilota con la Tatus numero 55. Siamo alla chiusura di un altro giro, 20 minuti più un giro dal termine, con Lance Stroll che per la prima volta transita sul traguardo al comando della gara, Andrea Russo in seconda posizione, al terzo posto Matteo Drudi, al quarto Alain Valente, al quinto il giapponese Kasai, al sesto Fontana, poi Baruch, Ragugnati, il pilota indiano numero 15, quindi Vieira il brasilero, e Brandon Maisano che è in questo momento in decima posizione per il numero 81, Brandon Maisano che è partito dall'ultima casella dello schieramento di partenza, dovrebbe essere qui in mezzo, lo vedremo tra poco comparire nel monitor, il numero 81, il suo numero di gara, ed è proprio lui, Brandon Maisano, che sta prendendo in consegna Ragugnati, il pilota indiano. Ora va a cercare di inquadrarlo prima di poterlo attaccare. Ricordiamo, pilota d'esperienza, ma che in questo momento sta cercando di fare la rimonta fino alle prime posizioni. Vedremo dove porterà la rimonta di Brandon Maisano. Siamo intanto di nuovo sulla parte del tracciato che riporta sul traguardo, ovvero le curve Scarperia Palagio che ricevono in questo momento i protagonisti, poi il correntaio, ovvero la curva 180 gradi che diventa protagonista. Vediamo se proprio il correntaio tenta l'attacco Brandon Maisano, ma non glielo consente il pilota indiano, e quindi proseguono Ragugnatan, Maver Ragugnatan con il numero 15, anche lui partito comunque dalla penultima fila dello schieramento di partenza, quindi sicuramente in gran giornata. Siamo alla staccata della Bucine, e proprio alla Bucine c'è un altro tentativo di Brandon Maisano per andare a conquistare la nona posizione, niente da fare, non glielo consente il pilota indiano, quindi si prosegue. Al comando Stroll a un secondo 134 di vantaggio nei confronti del numero 21, del numero 12, scusate, Andrea Russo, mentre c'è ancora Alain Valente che alla staccata del San Donato tenta l'attacco con incrocio di traiettorie a Matteo Drudi, che invece gli rimane davanti alla Lucco e poi al Poggio Secco. Insieme volano in discesa verso la Materassi Alain Valente, il pilota svizzero del team Genser, anch'essa è una squadra svizzera che prepara quella Tatus di Formula 4, mentre davanti avete visto Andrea Russo che mantiene comunque la scia di Lance Stroll. Siamo in questo momento a 17 minuti 40 secondi più un giro al termine di questa gara, ancora con il numero 7 inquadrato in questo momento, Alain Valente che va alla caccia. Qui nelle arrabbiate effettivamente Matteo Drudi, scusate, riesce ad essere più efficace di Valente. Poi Valente si avvicina pericolosamente proprio nella zona della San Donato, facendosi assorbire dalla scia della monoposto che lo precede, appunto Matteo Drudi numero 21. Siamo al 180 gradi in questo momento con Matteo Drudi che porta fuori la sua F4, si va alla Biondetti 1, Biondetti 2, prima di arrivare in questo punto dove arriva Lance Stroll, cioè all'attacco della Bucine. Sempre più staccato Andrea Russo, ancora Valente in zona d'attacco, più che altro un'azione di disturbo, prende la scia proprio
alla staccata, all'uscita della Bucine, va sul traguardo sempre in scia a Matteo Drudi. Vediamo la lotta per il terzo posto, siamo in prossimità del traguardo, tenta l'affiancamento Alain Valente, mantiene la traiettoria interna, Drudi si va alla staccata della San Donato, vantaggio Valente, ce la fa a chiudere bene la traiettoria conquistando la terza posizione, mentre qua dietro sta arrivando anche Brandon Maisano. Maisano ha recuperato il nono posto scavalcando l'indiano Ragugnati, mentre ora ha davanti a sé il pilota brasiliano Joao Vereira. Mentre qui ci ripropone Mauro Lentinuzzi, la nostra regia, il bellissimo sorpasso di Alain Valente, il pilota svizzero che ha saltato Matteo Drudi e ha guadagnato così la terza posizione. Poi il gruppetto sul che viene assalito in questi frangenti proprio da Brandon Maisano, prima di tutto l'ora inquadrato brasiliano Joao Vereira, che occupa l'ottava posizione, poi sarà la volta del numero 55 Barbaruk, il pilota israeliano, e poi via via gli altri. Vediamo fino a che punto arriverà naturalmente il francese Brandon Maisano, mentre c'è Joao Vereira che proprio va all'attacco del pilota di Israele, superandolo con un bellissimo sorpasso. Ora tenta anche Brandon Maisano di andare all'attacco del pilota israeliano e ce la fa, quindi guadagnano una posizione sia Vereira che Maisano su Baruch. Sono ora in settima ottava posizione, mentre Baruch è scivolato in nona posizione. Eccolo il terzetto che in questo momento si ripropone, mentre vediamo Angelo Rosin del team Prema Power che sta seguendo sia la gara di Lance Stroll che quella di Brandon Maisano, ma anche quella di Takahashi Kasai, che è in quinta posizione, dell'altro giapponese che corre per i colori del team Prema. Siamo sul rettifilo d'arrivo e vediamo le posizioni dei protagonisti. Stroll 2 secondi e 9 su Russo, 6 secondi e 7 su Valente, 7 secondi e 4 su Drudi, Kasai 8 secondi, Fontana 9, Vereira 10, a 11 Maisano, Vereira e Maisano ai ferri corti alla San Donato. Vereira, Joao si difende, ma Maisano ora la migliore traiettoria, lo supera proprio al lucco e mantiene la posizione al poggio secco. Quindi Brandon Maisano, un'altra bella manovra che ha portato Maisano davanti a Joao Vereira, il pilota brasiliano, conquistando la settima posizione. È una splendida rimonta quella che ci sta regalando il pilota francese di casa Prema con il numero 81. Eccolo qui il terzetto che in questo momento procede proprio alle spalle di Brandon Maisano, che lavora di volante per affrontare l'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2, transitano proprio in questo momento. 13 minuti 40 secondi più un giro di gara per chiudere questa prova, questo terzo appuntamento agonistico sulla pista del Mugello, che è il terzo round per dei 7 previsti per il campionato italiano di Formula 4. Siamo in questo momento nella 180 gradi, fumano le gomme, erano quelle di Brandon Maisano perché sta spingendo molto. Ora davanti a Brandon c'è il numero 3 Fontana, andremo a vedere quando i due si avvicineranno, mentre qui vediamo l'israeliano numero 55, ovvero Baruch, che sta impensierendo Joao Vereira, il pilota brasilero numero 28, ora inquadrato nella discesa che porta sul rettifilo d'arrivo. È già transitato sul traguardo Lance Stroll davanti con 4 secondi e 3 su Russo, poi arrivano Drudi, Valente, Drudi e quindi Takahashi Kasai, Fontana e Maisano. Eccolo qui il gruppetto, vediamo Maisano all'attacco di Fontana, ma è ancora troppo lontano per andare a cercare di attaccare l'italiano Andrea Fontana. Eccolo qua, lo fa a lucco, se lo fa a lucco come si dice, poi il poggio secco, e in questo momento Brandon Maisano guadagna una posizione su Fontana conquistando il sesto posto. Davanti a Maisano ora c'è Takahashi Kasai, il pilota giapponese compagno di colori numero 22, si va alla Materassi, poi via giù verso fino a conquistare l'arrabbiata 1, arrabbiata 2. Vedremo dove arriverà questa splendida rimonta che ci sta regalando il francese Brandon Maisano. 12 minuti e un giro al termine di questa che è la terza prova del campionato italiano di F4. Siamo all'uscita dell'arrabbiata 2, ci portiamo al correntaio, prima però dobbiamo superare
la curva della Scarperia e il Palagio. E poi saremo naturalmente, eccolo qui intanto Lance Stroll, qualche immagine per questo pilota canadese che sta dimostrando davvero di avere un talento, una grinta, una determinazione, una capacità di guida importanti. Oggi ha fatto gara 1 praticamente in solitaria, rimanendo alle spalle di Brandon Maisano che aveva staccato la pole position. Gara 2 partendo dalla decima casella dello schieramento di partenza, l'ha vinta con una bellissima rimonta, ed ora gara 3 la sta praticamente dominando, dopo aver ceduto la prima posizione al pronti via ad Andrea Russo, che è stato bravissimo nelle fasi di partenza, mantenendo, recuperando la prima posizione. Intanto c'è un drive-thru che la direzione gara ha combinato al numero 18, si tratta di Lance Stroll. Lance Stroll, attenzione, drive-thru al numero 18, ed è proprio Lance Stroll. Lance Stroll che sta girando velocissimo, 1:48.985. Non sappiamo perché questo drive-thru, molto probabilmente per aver spinto Andrea, adesso che ci penso, Andrea Russo al pronti via con due ruote sull'erba, ha praticamente tagliato la pista per andare a spingere Andrea Russo che lo voleva superare con due ruote nell'erba. Non ha zizzagato, però ha fatto questa azione, potrebbe essere stata punita questa azione. Quindi drive-thru, l'avete visto, per il numero 18 Lance Stroll. Attenzione perché ha tre giri a disposizione, dopodiché ci sarà una bandiera nera per lui, quindi gara davvero in salita per Lance Stroll. Sembrava tutta in discesa, ma è cambiata in questi frangenti la gara, a 10 minuti dalla chiusura. Adesso vediamo che cosa deciderà Lance Stroll, che dovrebbe immediatamente rientrare in corsia box per sfruttare al meglio i 9 minuti, gli 8 minuti e mezzo che rimarranno più un giro della gara, per tentare di recuperare quanti più punti possibile. Intanto vediamo che la contrarietà di Angelo Rosin e di tutta la squadra della Prema per la decisione presa dalla direzione gara, naturalmente ci saranno discussioni, ma in questo momento Lance Stroll deve necessariamente entrare in corsia box ed effettuare il drive-thru. Intanto attenzione perché Maisano ha scavalcato sia Takashi Kasai che Matteo Drudi, portandosi in questo momento in quarta posizione assoluta. Eccolo qui Brandon Maisano davanti a Drudi. Attenzione perché anche Takashi Kasai va ad attaccare Matteo Drudi, vediamo se ce la farà. Drudi gli resiste, Takashi Kasai è costretto a far fumare le proprie gomme incrociando la traiettoria di Drudi. Niente da fare, al lucco e poi al poggio secco davanti a loro c'è comunque Brandon Maisano. Mentre qui attenzione, abbiamo visto un uscita di pista da parte del numero 82, si tratta di Kate Camilleri, il pilota di Malta, che è andato a strappare un pezzo dello striscione pubblicitario alla 180 gradi. Uscita di pista quindi per Kate Camilleri. Siamo in questo momento di nuovo con i colpi di scena a ripetizione che stanno definendo la classifica di questa terza prova del campionato italiano qui sul tracciato del Mugello. Stroll che deve effettuare un drive-thru, consegna ad Andrea Russo la prima posizione, al secondo posto quindi il numero 7 Valente, al terzo Takashi Kasai che ha appena superato Drudi. Vediamo se Drudi si è ripreso la posizione, adesso andremo a vedere anche questa situazione quando transiteranno sul traguardo. Eccolo qui Drudi, no, Drudi è ancora davanti al pilota giapponese, e se così fosse manterrebbe naturalmente il terzo posto, perché chiaramente nella classifica di campionato italiano Maisano non c'è, lui gioca per il trofeo. Eccolo qui il rientro in corsia box di Lance Stroll. Lance Stroll punito dalla direzione gara con un drive-thru, il pilota della Prema Power sta transitando lentamente in corsia box. E vediamo, è proprio questo il gesto considerato antisportivo, vedete ha mandato praticamente Andrea Russo nell'erba per impedirgli il sorpasso, che poi comunque si è realizzato ed ha mantenuto quella posizione per due giri. Poi Lance Stroll non ha avuto problemi a superarlo, poteva evitarsi chiaramente questa
punizione. Sta di fatto che in questo momento è rientrato il numero 18 Lance Stroll. Andremo a vedere nel corso del prossimo giro in che posizione della gara sarà l'ora inquadrato Lance Stroll. Certo, ne ha perse diverse di posizioni, poteva essere una gara a punteggio pieno, così purtroppo non è. Si trova alle spalle di Bandeira, il numero 24 Bandeira, davanti a Pulcini, si occupa la dodicesima posizione per Lance Stroll, che in questo momento naturalmente deve sfruttare al meglio i 6 minuti e 30 secondi più un giro che rimangono per migliorare quanto più possibile questo dodicesimo posto. Lance Stroll, il pilota canadese, punito con un drive-thru per l'irregolarità commessa al pronti via. Naturalmente l'inquadratura che passa in questo momento su Brandon Maisano, che è alle spalle del numero 12, se non vado errato, del numero 7 Valente. Il 7 Valente, quindi per Brandon Maisano si tratta della terza posizione della classifica assoluta. Valente, che è in questo momento al terzo posto, entra al secondo posto, scusate, perché Lance Stroll viene dato ancora al comando della classifica, ma appena transiterà sul traguardo verrà spedito in dodicesima posizione. Transita infatti adesso Andrea Russo al comando della gara, la seconda posizione per Valente, che vedete ha alle sue spalle Brandon Maisano, pronto all'attacco alla San Donato, e attaccherà all'esterno. Vediamo se Valente cercherà di difendersi. Il pilota svizzero, certo che lo fa, i due protagonisti alla San Donato, con un Brandon Maisano che comunque non ha difficoltà a guadagnare il secondo posto della classifica assoluta. Valente lo ha forse anche agevolato, sapendo che comunque Brandon Maisano non fa parte della classifica del campionato italiano, ma solo quella del trofeo, quindi non è un problema, non è un avversario vero nel corso della stagione. Brandon Maisano comunque autore di una splendida rimonta che lo ha portato dall'ultima posizione al secondo posto assoluto. Ora davanti a lui ha solo Andrea Russo, il numero 12, che mantiene comunque la prima posizione, mentre qui vediamo il bel duello tra Takahashi Kasai, numero 22, davanti a lui c'è Matteo Drudi, stanno lottando per il terzo posto assoluto nella classifica di campionato italiano, sono in questo momento all'uscita della seconda dell'arrabbiata. Dietro loro anche il brasiliano João Vereira, eccolo qua inquadrato. E allora andiamo a vedere che cosa succederà, perché in questo momento vanno alla 180 gradi. Vediamo il pilota giapponese che entra alla 180 gradi, rimanendo praticamente nei tubi di scarico di Matteo Drudi. Biondetti 1, Biondetti 2, che ricevono in questo momento i protagonisti, e poi via a cercare l'attacco della bucine. Eccolo trovato, si tuffano nella bucine con attenzione a Joao là dietro, Vereira, che sta cercando di mettere in crisi Takahashi Kasai, il pilota giapponese del team Prema. Transitano sul traguardo, Russo a 3 secondi e 1 su Maisano, poi Valente in terza posizione a 4 secondi e 8, Drudi, Kasai e Vieira sono praticamente insieme, alla pari. Li vediamo in questo momento con Takahashi Kasai, che va a prendere le misure a Matteo Drudi, poi arriva lungo in staccata, una frenata a ruote fumanti per non andare a tamponare il pilota italiano. Meno male che è riuscito a controllare bene la sua F4 senza neppure perdere la posizione, perché dietro c'è Joao Vereira, che è pronto a carpirgliela nel caso in cui commetta l'errore. Siamo in questo momento con Vereira, dietro Vereira c'è Andrea Fontana in settima posizione, mentre davanti a tutti in questo momento 48.5 il tempo sul giro per Brandon Maisano, che fa registrare il giro più veloce della gara, 1.48.558 contro 1.52 di Andrea Russo. Ma Andrea Russo chiaramente ha nel suo pacchetto tempi il conteggio di questo gruppo di piloti, quello che sta lottando per quello di Valente e quello di Matteo Drudi, che in questo momento sta lottando per il terzo posto a denti stretti con Takahashi Kasai e Joao Vereira. Questi sono insieme alla 180 gradi. Attenzione, è arrivato leggermente lungo, ha fatto fumare le gomme Matteo, ma sembra non aver perso nulla. Tanto qui la testa della gara che si tuffa alla ricerca della bucine, che trova, va sul traguardo per